Ciao Lacustri, benvenuti e bentornati. Oggi finalmente sono tornate le reactions ai TikTok. Ho visto che l'ultimo video vi è piaciuto parecchio e le ho riportate, soltanto che questa volta ho reagito ai miei per te in live. È andata a finire malissimo, ve lo giuro che quando sono sul letto qui dietro non mi escono quei video. Sono uscite delle cose assurde. Preparatevi a farvi qualche risata e soprattutto ricordatevi di lasciare like al video e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Che dire, il video parla da sé, non vi rubo ulteriore tempo, let's go! Salari, ho una proposta per te che non potrai rifiutare. Si tratta di un... Oddio, si è colorato il bro. Business che io e te voglio sentirlo il business. Sono molto curioso. Al mondo è anche il più ricco. Allora, lo youtuber più famoso al mondo è anche il più ricco. Sicuramente sta parlando non di PewDiePie ma di MrBeast. 100-100 che vuole chiedere a Steven Basalari di invitare al number one MrBeast. Vuole andare a Disneyland, la porto in Puglia. Raga, ma che cacchio? Questo è letteralmente il primo TikTok che scrollo. Cosa cacchio? Andiamo con un jet a Foggia! Ma ragazzi, questa qui è una madre con una figlia. Io temo che questa non sia la miglior canzone da far ascoltare alla propria figlia a questa età. Ma al di là di questo, quanto fa ridere la madre che fa una cosa del genere. Ho appena visto il video di Steven Basalari. Steven, Oh, perché tutti con Steven Basalari? Basta. Allora, tradotto in italiano sarebbe il treno Bullet, quello cinese, a 307 km orari, quindi 191 miles per hour, dà agli ingegneri cinesi il loro fiore. Cosa significa questa cosa? Penso che voglia fare un riferimento al fatto che l'acqua non cada anche se sta andando a 307 km orari, ma bro, è letteralmente la fisica. Imparala, ti prego. Vengo insultato e non vengo rispettato a scuola, cosa faccio? Parlane con i tuoi genitori, parlane con i professori. I professori sono educatori. È loro compito mantenere un clima ideale in scuola. E senza paura, non è una cosa di cui ti devi vergognare. Non è che se una persona ti insulta, su DJ professori sei uno snitch, vergogna. Però è vero. Segnalare un reato o comunque una forma di bullismo è giusto. Se a me insultano, crepo. Nah, frate, ma che dici? Fai quel bambino che sta tutti sulle scatole. Perché anch'io da bambino... se lo dice la maestra, sei uno spione. E quindi... Da bambino non lo capivo. Allora ascolta le mie parole, perché se me lo dice magari la mamma da bambino, guarda che se ti insultano devi dirlo. Io aggiungerei anche una cosa, che se i professori poi non agiscono, si mettono in mezzo i genitori, che mettono in mezzo la preside che è tenuta legalmente a rispondere. E poi molto spesso il problema è proprio il professore o gli insegnanti, quindi ci sta andare magari subito dalla preside, sinceramente. In strada sempre in tuta, l'amore non si... Allora ragazzi, io vi giuro che i miei per te di solito non sono così. È la prima volta che lo faccio in live e mi stanno uscendo delle cose assurde. Ma che cacchio è sta? Con pleanno, con la N, amore di papa. Ovviamente torta piena di soldi, spero di non dubbia provenienza. Ma raga, ma questo sta tirando fuori uno stipendio annuale di una persona da una torta? La torta? Cioè che cosa ha dentro questa torta? Niente, ha dentro i soldi. Ah ok, sono finiti, meno male, porca vacca. Per quelli che lo chiedono sono 525 euro. E io che mi credevo Berlusconi quando mia madre mi dava un euro e mi ci compravo 10 Goldor. Complimenti, questi sì che sono i giusti valori da insegnare ai figli. Con l'H, puntini puntini, probabilmente critica sociale. E lui, grazie. Ragazzi, TikTok è veramente un posto magico. No zio, io temo che non ti ricrescano i capelli utilizzando della cannella. Ah no, ok, cosa sta per succedere? Non ho ben capito, però sinceramente non stava male. Mi assomiglia. Oh, allora, solo perché sono stempiato. Io questa la prendo sul personale, eh. Ma io non ce la posso. Madonna. Dopo vi dico perché ho detto Madonna. Ma chi è il genio che ha inventato questa cosa? Cioè, o cor sacri San Gennaro. Farra, farra. Grazie. Questo video è già partito malissimo e ha 180.000 like, ragazzi. Raga, cioè, sto morendo. È bellissimo. Ah, ma fa TikTok. E facciamo la buona. Comunque, link in biografia per presalvare. Il pezzo frra su Spotify ha 5.000 presalvataggi. Avete idea di cosa significa 5.000 presalvataggi per un algoritmo di Spotify? Questa donna è un genio, ok? È un genio.
Però se persone come lei riescono a fare quello che fanno, perché lei fa le live NPC, è il motivo per cui ho detto Madonna, è quella che fa frrra, grazie della rosa, grazie dei like, grazie Nicola Russo di avermi mandato il cuore infuocato, grazie del cappellino Kikko School. Ecco, se lo riesce a fare perché ci sono persone che donano. È da poco uscita la stagione OG di Fortnite che va a riprendere il capitolo. Perché mi possono uscire i miei stessi video nei per te? Ma Lollo ha cambiato la voce. Non ho cambiato la voce, Lollo che glow up hai fatto. Raga, ho semplicemente cambiato la mia attrezzatura. Stranamente con questa nuova camera sei il triplo più clean. Modestamente ragazzi, venite su Twitch, live ogni giorno alle 2:15 e alle 9:15 sulla piattaforma viola, let's go. Loro, io mi ricordo che quando ero ragazzino e collezionavo carte, tutti mi prendevano per il chi... Vero, quando eravamo piccoli ragazzi, chi collezionava le carte di Pokémon era la persona più bullizzata della scuola, soprattutto alle elementari. Probabilmente lui un pochettino più grande perché ha più anni di me, ma adesso quelle stesse persone che mi bullizzavano quando ero piccolo, e lui lo sa meglio di me perché ha delle carte che hanno un valore senza senso, io ho avuto per le mani dei pacchetti e dei box abbastanza grossi, dicevano no Lollo, come hai fatto a fare tutti quei soldi con le carte? Questo prima di streamare. Chi è il c***o? Adesso la vendetta. Godo. We are frogs. Siete, non avete mai capito un c***o. Italian streamer from Bari, Rome, Milan and Lisbon kills a bot. Then he starts emoting. Balliamo? Balli? Divertiti bro, io cosa devo... In inglese fa troppo più ridere, ragazzi. Ma poi nella vita reale mi aspettavo su Fortnite. Oh, vai, preso 3 aerei, fatto 8 ore di macchina e 1958 gradini solo per questo momento. Praticamente quello che vedo io dalla mia finestra all'Aveno. Ok, scherzavo. Non avevo visto questa parte qui. Ne è valsa la pena, dai, ci sta, bro. Mai, fosse l'ultima cosa che faccio. Allora, questo qui ragazzi è il signor King dei Wrap. Lui ha rifiutato una delle proposte più assurde da parte di Steven. Non sto qui a guardarmi 6 minuti di video in cui parla, ma Steven gli ha proposto di dargli uno stipendio di 25.000 euro all'anno. Gli pagava una casa da circa 20.000 euro all'anno in modo che lui avesse, diciamo, i suoi spazi, le sue cose. E in più gli dava anche il 25% di tutti i guadagni. Quindi questa persona più o meno si tirava su 50.000 euro netti. Non so se avete idea alla sua età quanti sono 50.000 euro netti, neanche alto livello imprenditoria probabilmente, e aveva un lavoro, una casa e anche un van, perché poi gli pagava pure il van da 150.000 euro, e lui ha rifiutato perché voleva il 50%. Follia, follia pura. Cioè io mi chiedo perché, come ti salta in mente di rifiutare una cosa del genere? That's crazy, man. It's time. Ogni tanto video inglesi, dice è l'ora a sua moglie, vediamo come reagisce. It's time. It's time. Allora, lei mi fa molta paura, sinceramente. Sembra una mezza maniaca, senza offesa, ma... A parte che... Ma la sua maglietta? Am I dirty or do I know what you're talking about? It's time. No, 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 andiamo al TikTok dopo. Ma poi, cioè, io mi chiedo, bro, ma l'hai visto che ha un telefono in mano? Magari non spogliarti davanti al telefono, un piccolo consiglio amichevole, eh. Non sarò il miglior TikToker del mondo, ma... Ragazzi, guarderò per sempre i TikTok dal mio computer. Ma di cosa stiamo parlando? Sono devastanti. Che sta facendo? Raga, ma che... cosa sto facendo? Incredibile momento. Camion si schianta contro cavalcavia. Potevano scriverlo anche meglio, che era pure più bello, che ti riempiva qua il bianco, ma va bene. Voglio vedere se passa. No, zi. Ma ha tirato giù. Diretta davanti a me. Direttissimo. Potevi anche fargli un suono di clacson, bro, eh. Mi sembra un po'... Vabbè, bro voleva il content per TikTok. Allora ragazze, se assomigliate a lei, non per forza di faccia ma di fisico, Lollo Lacustre su Instagram. Te ne vi va. Se no comunque morista in macchina. Vabbè, Perugia in a nutshell. Io tra l'altro ho visto un bellissimo video di iBob in cui dicevi che... Loro tre li ho conosciuti meglio dal vivo. Ragazzi, lo dice Lollo Lacustre, ho rivalutato un po' Kokeshi. Mi sta simpatica Kokeshi. Vediamo cosa dicono. Effettivamente per te continuare a fare il content creator su YouTube è molto meno faticoso e più remunerativo. Zio, è Mike Chosh adesso. Sinceramente penso che faccia delle cifre assurde. Non serve nemmeno dire altro, ecco. E ci accordiamo per uscire, ok?
e fin qui tutto normale. Questa mi fa paura. Lei è una di quelle ragazze che potrebbe farmi bannare da un momento all'altro. E mi invita da lui a vedere un film. E solitamente si sa dove si vuole andare a parare. Comunque, se sentite... No, magari voleva semplicemente vedere un film, signora Lale Mons. Che cosa ne pensa? No? Il rumore non sono io, ma è la piscina. Ok. Madonna. Non so se avete mai visto la storia della sua piscina. Quando la stava costruendo, diceva tipo, io la costruisco davvero, non come quello lì che lei sa far solo su Minecraft ed è nata tutta una storia dietro divertentissima. Arrivo a casa sua, sceglie il film The Meg 2. Ci sta, dai, parla in pratica di un megalodonte e con Jason Statham che comunque... Vabbè, quindi ti interessava del film o no? Ti racconto, signora Lale Mons. Comunque... Mi piace perché parla del mare e dei pesci. Oh, ci sta. Ecco, va bene. Dopo questa io penso che passerà al video dopo. Quella Ortelazza. Allora, sembra un botto DJ Khaled. Non so se avete mai visto DJ Khaled, ma sembra DJ Khaled, ragazzi. Oh, Ciccio. Che gioca a Fortnite. No, aspetta, perché senza maglietta, bro? Che cosa stai facendo? You wanna know what true wealth is? Waking up in the morning, sun shining, raining, hailing, snow, it doesn't matter. You got a smile on your face. Vero, ragazzi, mi raccomando, sempre con il sorriso in faccia e mi raccomando, ragazzi. Ehi, io sono il demone delle live di Lollo Lacustre. Mi raccomando, ricordati di bere almeno 2 litri d'acqua al giorno e se ancora non l'hai fatto, lascia like al video. Let's go. Come fa TikTok? E facciamo la buona. Ah, è questa qui la song. Questa canzone ha 5.000 pre-save, ragazzi, e probabilmente ora neanche di più. Cosa sta succedendo in questo 2023? Io non ho capito niente della vita, questo è sicuro. Ascoltate un attimo. A questo video vi prego. Io per fare un TikTok non ci metto 15 secondi, ma per ben un'ora o due. E sapete perché? Primo, non sento bene. Ci sta. Secondo, per capire cosa dice il suono, leggo i testi, non dai suoni. Ok. Secondo voi, appena e leggo i testi... tutto fatto. Io leggo i testi come se stessi studiando. È una cosa propria. E voi vi azzardate pure a dire che non faccio un bel niente io vi... Ecco, forse Jenny Serpi è una delle poche persone che può dire che facendo i TikTok dei balletti fa effettivamente qualcosa. Perché io ne ho visti tanti anche dal vivo e letteralmente vanno sui profili degli altri, vedono un suono e lo usano e guadagnano il quintuplo di una persona che si spacca la schiena dalla mattina alla sera. Non sto dicendo che sia una cosa sbagliata, perché alla fine i soldi vanno dove c'è l'attenzione, ma non è che forse stiamo dando attenzione alle persone sbagliate? Lei... L'apprezzo in realtà. Ho visto un suo video, ragazzi, ve lo devo far rivedere perché... Damn. Era questo. Ragazzi. Questa foto qui, di cosa stiamo parlando? Mi ha messo like al commento e mi ha anche risposto. Sono l'unica persona a cui ha risposto. Di niente, Gianni, quando vuoi. No, ragazzi. Questo ero io prima, quando stavo tryhardando su Fortnite. Ma questo è vestito così nella vita reale, aspetta. Per giocare a Valorant, Elden Ring e persino Minecraft. Per far funzionare questo sistema, utilizza la sua testa come giroscopio per il movimento. Un che figata, voglio giocare a Minecraft anch'io così. Basta. Cock. Da quanto sei in live? 2 ore e mezza. Ultima volta che ho avuto un rapporto. Dopo questo, ragazzi, io chiuderò Google. Lacustri, io vi ringrazio tantissimo della visione. Come al solito, se volete vedere altri miei 2 video, io ve li lascio qui. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao belli, buona giornata.